Celebrata anche a Taranto la giornata mondiale dell'Alzheimer, nel corso di una conferenza ospitata dal Salone degli Specchi di Palazzo di Città, Daniela Lelli e Cesare Natale hanno presentato l'evento che si terrà a Taranto il prossimo 28 settembre, seguito dal concerto di Francesco Greco, violinista e menestrello di Taranto, dal titolo Il suono della memoria. Alla conferenza stampa, tra gli altri, presente anche l'assessore al welfare del Comune di Taranto, Gabriella Ficocelli. L'Alzheimer è la malattia del secolo. Nel 2050 si prevede che raddoppierà sia a livello di malattia che a livello di costi. Quello che si può fare in questo momento è certamente continuare con la ricerca, anche se ha segnato un po' il passo, però la ricerca non si deve mai fermare. Quello che invece si può fare sull'immediato è dare veramente un respiro a queste persone, non tanto all'ammalato, perché l'ammalato ha l'Alzheimer, ma quando al caregiver, al parente prossimo, è quello che poi si assume tutto l'onere dell'assistenza. Ecco, questo è il nostro obiettivo, dare assistenza a chi assiste. Il 28 ci sarà un convegno molto importante per cercare di dare voce, ma soprattutto una voce molto, molto forte. E abbiamo invitato medici, quattro medici che verranno da fuori, un medico da Bruxelles, il dottor Costigliola, il dottor Fabbo da Modena, il dottor Ciattat da Bologna e la dottoressa Bruno da Napoli. La musica ha la capacità di stimolare quei ricordi che l'Alzheimer cerca di cancellare. Perché? Perché la musica è emozione. Ecco che abbiamo coinvolto Francesco Greco e cercheremo con lui e poi con dei vari interventi da parte di alcuni componenti di Alzheimer+, a rendere magica questa giornata e a onorarla.